Italiani vicini e lontani, come state? Ben ritrovati a questa nuova puntata sulle curiosità di Londra. Oggi entreremo nella sede del Financial Times. È straordinario andare a vedere le curiosità del vecchio giornalismo, come si sposa con il nuovo, quello dei giovani. E avremo una guida con noi, un'italiana, Virginia Stagni. Venite con me. Ragazzi, mi trovo dentro la sede del Financial Times e tra poco incontreremo l'italiana più giovane che ci lavora qui, Virginia Stagni. Ma intanto io mi trovo qui nella vecchia entrata, guardate, una meraviglia, c'è addirittura la vecchia stampatrice del Financial Times. Ciao Virginia! Bene, bene, benvenuta al London One Tour. Allora, dove siamo? Benvenuto e voi benvenuti a Bracken House. Siamo nella sede originale del Financial Times, giornale del 1888, e qui è stato conservato, che adesso ovviamente è un museo, quello che era l'ingresso principale del giornale. Wow. Consideriamo che questa è appunto la sede originale. Noi ci spostammo in Savick Bridge, dall'altra parte del Tamigi, e oggi invece dal maggio 2019 siamo ritornati nella vecchia sede di FT. London One Radio, qui ci troviamo proprio all'ingresso principale. Alla nostra destra sono indicati tutti gli editors del giornale dal 1884. Troverete alla fine Rula Calaf, che è la prima donna editor del Financial Times, che ovviamente è in charge dal 2020 e poi vedremo fino a quando. Di questa porta, di cosa vi posso raccontare? Abbiamo un orologio astrologico, ossia un orologio che indica l'ora ma anche il movimento degli astri. Fu voluto da Lord Bracken, che è il founder appunto del Financial Times. Ma che cosa c'è di speciale? Lo noterete, al centro il sole è Winston Churchill, perché Lord Bracken era un carissimo amico di Churchill, anche sostenitore ovviamente lettore del Financial Times, e lo decise di inserirlo come insomma, in un certo senso come favore, come anche scherzo, all'interno di questo orologio astrologico, che comunque è uno dei simboli di Bracken House del Financial Times oggi. Già qui si respira la vecchia atmosfera delle vecchie redazioni. Guarda qua. L'archivio di tutti i numeri del Financial Times. L'archivio di tutti i numeri del Financial Times. Guardate qua. Mi porta a vedere un'altra super curiosità, perché ovviamente abbiamo la macchina per leggere i rullini. Ah, quelli che si vedono a volte nei film di giornali, esatto. Di giornalisti la che vanno. La cosa più bella è che c'è il primissimo Financial Times. E poi tutti gli altri. E poi tutti gli altri fino ad oggi. Eccola qua la bobina. Esatto. Possiamo anche prenderla. Wow, che bello! E tu praticamente riesci a leggere l'intero giornale. Questi servono per fare delle ricerche. Delle ricerche, lo vedete? Wow. Bellissimo, sono tutte le pagine. Io non so quanti di voi sono entrati dentro il Financial Times, ma credetemi, è un'emozione grandissima. Grazie veramente a Virginia Stagni che ci fa vedere tutti questi reparti. Anche quelli che non si potrebbero vedere. Allora adesso vi porto nello studio TV e podcast del Financial Times. Hai capito? Quindi, una zona a noi fu un po' familiare. Allora, entriamo nello studio TV. Studio TV. Sì. E vai, guardala qua. Allora, eccola qua. Qui cosa vengono fatte? Trasmissione? Vengono fatte sia gli eventi, sia i live, sia soprattutto anche la parte un po' più di video strategy nostra. E poi invece questo è il famoso sofa del Financial Times, qui c'è il teleprompter se si ha bisogno di leggere quello di cui si sta parlando. Il famoso gobbo. Esatto, il gobbo. E qua invece è lo studio, vedete che riproduce un po' Londra, normalmente tutti i vari conduttori o chiunque viene intervistato si portano qua i vari ospiti, microfoni, tavolo, libri, cuscini, ci si siede e si fanno le trasmissioni da qua. Allora Virginia, ci spieghi un po' che cosa fai qui al Financial Times e soprattutto per le nuove generazioni, cioè il giornalismo delle nuove generazioni. Sicuramente è uno strumento educativo, quindi quello che cerchiamo di far comprendere alle nuove generazioni che hanno accesso gratuito al nostro giornale e renderlo uno strumento. Quindi quello che cerchiamo di fare, siamo nel podcast studio, registriamo qua delle puntate divulgative, quindi cerchiamo di rendere più accessibile, quindi anche uno strumento democratico, il nostro giornale. E invece come si porta nel futuro proprio
la passione per il giornalismo sui giovani? Secondo me c'è un po' un preconcetto rispetto al fatto che un giovane non sia interessato al mondo dei media, è interessato forse a nuovi formati, però io credo che ci siano tantissimi margini, grazie allo sviluppo e all'innovazione tecnologica, per creare nuovi mestieri. Si cercano nuove figure più politecniche, io dico sempre, che riescono ad avere una passione forte rispetto ai valori del giornalismo, ma allo stesso tempo sanno innovarlo e sanno cambiarlo. C'è la parte TV, podcast e TV di Financial Times. Eccola qua. Podcast dove registriamo il nostro talent show che vi suggeriamo di ascoltare. Che troverete anche su London Warrior, esatto. tra l'altro. Eccolo qua, questo è il podcast dove esatto. Viene fatto i podcast. Esatto, tra cui il talent show. Il talent show, eccolo qua, guardate qua. Qui abbiamo ovviamente questo, tu sarai familiarissimo. Sì, ecco. Di registrazione, però questo diciamo che è adesso diventato per il nostro team l'altra casetta, perché è appunto dove registriamo il podcast. Eccolo qua. Ed eccolo qua. Quindi nuovamente questo dove la mia seduta da host, l'ospite è sempre qua e anche qui non abbiamo mai utilizzato più di tanto il teleprompter, però diciamo che è il nostro spazio dove lavoriamo parecchie volte alla settimana e ovviamente anche il montaggio viene fatto qua, qui o comunque tramite i nostri editors. Tanto io sono ritornato a Tottenham Hell per andare in studio, speriamo che vi sia piaciuto questo tour nel Financial Times. Grazie ancora a Virginia Stagni. Mettete like sulla nostra pagina, mi raccomando, dove troverete tutti i tour più curiosi di London One Radio e London One Tour on the Road. Ciao!